Ma Presidente, consiglieri, intanto devo stigmatizzare il fatto che ad appena 2 minuti dall'inizio dei lavori, neanche 2 minuti, il sindaco è letteralmente fuggito via. Allora, se ci fosse stata una esigenza, come dire, improcrastinabile, e allora, vabbè, pazienza. Ma siccome questa è ormai una situazione consolidata, io penso che in questo modo, dal momento che stiamo trattando di argomenti importanti, argomenti finanziari, la cui delega è detenuta dal primo cittadino per sua scelta, beh, mi sembra che questo sia un comportamento irrispettoso dei consiglieri comunali, né tantomeno si può scaricare tutto sui tecnici, sui dirigenti che, per carità di Dio, fanno il loro lavoro, ma rappresentano, come dire, l'organo tecnico, non certo l'organo politico. Una variazione al bilancio di previsione, anzi più variazioni al bilancio di previsione che a seconda dei vari comparti, abbiamo parlato dell'edilizia scolastica e quant'altro, fotografano una situazione di pressappochismo, di improvvisazione gestionale da parte dell'amministrazione comunale targata Rinaldo Melucci. Perché, ripeto, quando ci sono certe variazioni, come dire, non si tratta di variazioni repentine, di situazioni che, come dire, ci sono cadute tra il capo e il collo, motivo per il quale devi comunque, no, fare fronte a un'emergenza. Qui si trattava di programmare e c'era tutta la serenità, il tempo necessario per programmare. Beh, però ovviamente, non devo ripetere sempre le stesse cose, però qui le priorità sono ovviamente altre, e gettare in faccia il fumo ai cittadini con il 6GP. Poi, se ci sono nel corso, nell'ambito del bilancio, delle falle, queste falle poi vengono, come dire, tappate, vengono rappezzate con continue variazioni in corso d'opera. Non credo che una città debba essere amministrata in questo modo. La città, vedete, è sotto gli occhi di tutti, è una città completamente degradata, e se abbiamo un minimo di serietà, un minimo di onestà intellettuale, nessuno può dire il contrario. Non si può dire che Taranto sia una città pulita e ordinata. È una città fatiscente. Taranto è diventata una città del terzo mondo a causa di questa amministrazione comunale. Una città da terzo mondo, perché vedere una città con i cassonetti ricolmi di rifiuti e traboccanti, e vedere le nostre strade invase, e vedere la puzza di tutto e di più sistematicamente in città, fa di Taranto non la capitale del mare, ma la capitale del terzo mondo. Ripeto, non è un voler gettare fango sulla nostra città che tutti quanti amiamo, ma bisogna dire le cose. E quindi, concludendo il mio intervento, dico che queste variazioni postume, posticce, rappresentano una improvvisazione, rappresentano un fare, un agire da dilettanti rispetto ad una sana amministrazione, ad una amministrazione che sa ponderare, che sa programmare. Indubbiamente, quando diciamo queste cose urtano la serenità del sindaco, ed è molto chiaro che il primo cittadino scappi via, perché lui fugge, lui non ha il coraggio di guardare in faccia la realtà, lui vive in un suo mondo a parte. E poi, d'altronde, è evidente, anche il PD, il Partito Democratico, lo sta scaricando, c'è poco da dire, lo sta mollando. E quindi concludo, Presidente, si è visto il teatrino, il PD che non entrava, il PD poi che evidentemente... Abate, per favore, resti sul punto, grazie. ...ordi dell'ultima ora è entrato, quindi io penso che questa non sia... Come? Siete presenti dopo che siete stati pregati? Grazie, consigliere Abate, grazie. Tanto il sindaco, grazie, tra poco grazie. Mi mollate a vicenda. Grazie.